Ciao a tutti amici di Favole d'Oro, siamo ormai nel pieno dell'atmosfera natalizia e quindi stasera vi voglio leggere una storia che ho scritto un po' di tempo fa che è ambientata proprio nel paese magico degli unicorni e quindi la protagonista è una piccola di unicorno che si chiama Luce e se siete pronti direi di iniziare, di cominciare con questa bellissima storia. Luce era un piccolo di unicorno. Mamma Celeste e Papà Baldo avevano deciso di chiamarla così perché appena nacque illuminò le loro esistenze con la sua grazia e dolcezza. Era il periodo di Natale nel bellissimo paese degli unicorni, che già magico di suo diventava ancora più fantastico, con luminarie e cascate di luci sfavillanti. Le colline degli alberi danzanti, il laghetto degli arcobaleni, il fiumiciattolo dei sassi salterini erano ancora più straordinari del solito. Luce era in trepidante attesa e aspettava la vigilia di Natale ogni giorno più impaziente ed emozionata. Quest'anno la mamma poi le aveva allestito un calendario dell'avvento davvero particolare, con una simpatica caccia al tesoro per ogni casella che apriva ed ogni volta, a parte il divertimento della ricerca, alla fine trovava ad attenderla una bella sorpresa, un dolcetto oppure un pensierino carino. Questo rendeva l'atmosfera natalizia ancora più speciale. Mancava ormai veramente poco. Un pomeriggio Luce stava giocando con la sua amichetta Violet, un tipetto peperino e alquanto sveglio, a differenza di Luce che era più tranquilla e riflessiva di natura. A un certo punto questa salta su ed esclama: «Comunque, secondo me, Luce, Babbo Unicorno è un'invenzione dei nostri genitori, sai, per tenerci buoni, così in questo periodo ci comportiamo bene e possiamo avere i regali». Luce le rispose: «Per me non è così, io ci credo a Babbo Unicorno, anzi ti dimostrerò che esiste». Si salutarono e Luce si avviò verso casa un po' confusa e pensierosa. Finalmente arrivò la tanto attesa vigilia di Natale. Quella sera Luce era molto agitata e decise che non avrebbe aspettato senza fare nulla. Uscì di casa e si andò a nascondere dietro un grosso albero al riparo della collina degli alberi danzanti. Lì nessuno l'avrebbe vista, ma lei avrebbe potuto tenere d'occhio il cielo e avvistare così l'arrivo di Babbo Unicorno. Passò parecchio tempo e non accadeva nulla. Luce era sempre più infreddolita e assonnata. Stava quasi per arrendersi quando da lontano provenne un suono, come uno scampanellio. Aguzzò l'udito e la vista e così all'improvviso apparve sopra di lei la slitta con alla testa Babbo Unicorno con la sua maestosità, un mantello rosso e la splendida criniera arcobaleno. Al suo passaggio spargeva polvere magica e il tempo sembrava quasi fermarsi. Dopo il primo momento di incanto e smarrimento, subito Luce si rianimò e corse verso la casa di Violet. Voleva condividere con lei questo momento e soprattutto dimostrarle che aveva torto a dubitare dell'esistenza di Babbo Unicorno. Arrivò trafelata sotto la finestra della cameretta di Violet e cominciò a lanciare dei sassolini salterini per cercare di farsi sentire. Ma niente, Violet dormiva molto profondamente e non sentiva. «Oh, come faccio?» pensò Luce e cominciò a chiamare. «Che ne dite, bambini? Aiutiamo Luce a farsi sentire da Violet? Chiamiamo tutti insieme. Violet!» Ma non sente. «Violet! Violet! Cosa succede? Chi mi chiama?» si destò ad un tratto Violet. «Vieni presto, sono Luce, ti devo far vedere una cosa prima che sia troppo tardi». L'amica si affacciò e disse: «Ah, sei tu, perché mi hai svegliata?» «Shh», disse Luce, «ascolta». Rimasero in silenzio e anche Violet udì lo scampanellio. Stupita disse piano: «Che cos'è?» E Luce disse: «È Babbo Unicorno, tra un po' vedrai passare la slitta». Neanche il tempo di finire la frase che sopra di loro sfrecciò a gran velocità la slitta di Babbo Unicorno che sparse ancora un po' di polvere magica. «Wow!» esclamò Violet, «straordinario!» Ma improvvisamente gli balenò un pensiero e quasi urlò: «Dobbiamo tornare subito a letto, i miei genitori mi hanno sempre detto che Babbo Unicorno non ci lascia regali se non ci trova a letto addormentati».
Caspita, disse Luce, non mi ricordavo di questa cosa. Devo correre subito a casa anch'io a mettermi a letto. Si salutarono in fretta e Luce galoppò più veloce che poté verso casa sua. Ad attenderla trovò i genitori sulla soglia che un po' preoccupati le chiesero dove fosse andata. Non c'è tempo per le spiegazioni, devo mettermi subito a letto e addormentarmi prima possibile, disse tutta trafelata Luce. Corse in camera sua e si mise sotto le coperte, ma era veramente agitata per dormire. La mamma la raggiunse e con calma si sedette accanto a lei e le sussurrò: «Stai tranquilla, Luce, vedrai che Babbo Unicorno passerà anche da qui!» Le parlò dolcemente e le cantò una ninna nanna e piano piano la piccola si addormentò. Il mattino dopo si svegliò piena di energia ma anche un po' di apprensione. Babbo Unicorno era passato lo stesso nonostante lei avesse passato gran parte della notte sveglia. Corse in soggiorno e sul tappeto, sotto il grande albero addobbato, c'era un pacco rosso con un gran fiocco d'oro. E sul biglietto c'era scritto: «Buon Natale, Luce, da Babbo Unicorno, con su disegnata una faccia con l'occhiolino». Lo aprì e vi trovò il regalo tanto desiderato. Sapete che cos'era? Un bellissimo libro, ma non un libro normale. Era un libro in 3D. Man mano si sfogliava, i personaggi si animavano e prendevano vita. Veramente un bel regalo, che ne dite? Fu un bellissimo pranzo di Natale, insieme ai nonni, i zii e i cugini, pieno di buonissime leccornie che si potevano assaggiare solo nel paese degli unicorni. Per esempio i fantastici confetti arcobaleno che avevano tutti i gusti del mondo, oppure i dolcetti fluttuanti, per mangiarli bisognava correre dietro. E poi i salatini rimbalzini, insomma tutti i cibi che qui da noi non si trovano, ma che sarebbe bello provare almeno una volta, no? Luce nel pomeriggio chiese ai genitori di poter uscire per andare a trovare Violet. Si incontrarono nel solito parchetto vicino casa. «Ciao Violet, hai ricevuto i tuoi regali?» le chiese subito Luce. «Oh sì, certo, e tu?» rispose Violet. «Sì, anch'io», disse Luce. «È stato un risveglio emozionante!» «Ah, Violet», continuò Luce, «scusa se ti ho svegliata ieri sera!» «Non ti devi scusare, anzi hai fatto bene», disse Violet, «se non mi avessi svegliata mi sarei perso il momento più magico della mia vita». Lo ricorderò per sempre. Anche Luce non lo avrebbe dimenticato. Ancora oggi, la notte di Natale, se sta in silenzio e si concentra, può udire un familiare scampanellino. Bene, amici di Favole d'Oro, la fiaba finisce qui. Spero vi sia piaciuta e che dire, alla prossima! Naturalmente vi invito ad andare a visitare la nostra pagina sia su Facebook che il nostro sito, che è appunto www.favoledoro.com. Buon Natale a tutti! Thank you.